con il cuore di pieno di nostalgica umanità, salutiamo il nostro ospite che ci è venuto a trovare su questo alba dalle grandi ali, e a lui, a Marco Polo, sostituendomi alle parole del Gran Khan, dico: tutto è inutile se l'ultimo approdo non può essere che la città infernale. Ed è là in fondo, in una spirale sempre più stretta, ci risucchia la corrente. E tu, Paul, cosa rispondi a siffatta inquietudine? L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo, stando insieme. Due modi ci sono per non soffrire. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte, fino a un punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e approfondimento continuo. Cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno, e farlo durare e dargli spazio. Un ricordo che passa dagli occhi di tutti noi a Italo Calvino e alle sue città brasiliane.